si abbassa la saracinesca, è come un cerchio che si chiude, una storia che ha avuto un inizio e una fine, come in tutte le belle favole. Il Morgana, da questa sera, chiude i battenti e lo fa con ciò che l'ha sempre contraddistinto, nel segno della musica. La chiacchierata con Ernesto Razzano, mente e cuore insieme alla sorella Rosa di questo storico locale, ha una vena malinconica, un luogo di ritrovo per tante persone da oltre 15 anni, un punto di riferimento per tutte quelle persone che ci stanno provando in ogni modo a far cadere queste idee ai proprietari. Nulla da fare, il dado è tratto. È un momento un po' triste, lo possiamo dire, insomma il Morgana è, dopo tanti e tanti anni è pronto ad abbassare la saracinesca, per sempre pare. Sicuramente è un momento, diciamo, malinconico, e no, la decisione sì è quella di concludere il progetto del Morgana, quindi anche eventuali altre cose che ci saranno dopo non saranno comunque questo progetto, diciamo. Ma che vi lascia questa esperienza al Morgana? Lascia tante cose, intanto credo un modo per vivere la città, un modo per conoscere anche tante persone intorno a delle questioni che potevano essere la musica, che potevano essere i libri, che potevano essere momenti di socialità, insomma lascia soprattutto questo, insomma tanta bella gente che ci ha fatto compagnia in tutti questi anni. Quanti messaggi ti sono arrivati per provare a convincerti a lasciare il Morgana aperto? Ma io penso che tra quelli che sono arrivati a me, quelli che sono arrivati a mia sorella Rosa, quelli che sono arrivati a Vittorio Scocca, penso che veramente stiamo parlando di centinaia e centinaia di messaggi, insomma di vario tipo, tra quelli che vanno dal dispiacere ai ringraziamenti oppure appunto al tentativo di farci continuare. Ma veramente tantissimi, e non solo dalla città, insomma, quindi questo ci ha fatto molto piacere, però tornare indietro ormai è tardi. Cosa lascia in eredità il Morgana una volta abbassata la saracinesca? Anche perché questo è stato un posto nel quale ci sono stati tanti concerti, tanti eventi, anche cantanti che prima non erano conosciuti e che voi avete, tra virgolette, scoperto. Sì, io spero che possa lasciare un'attitudine, un approccio, un modo di pensare alla musica, non pensandola, come dire, rinchiusa in uno spazio che può essere quello del circondario della città, ma di far diventare la città una meta anche di tanti. È chiaro che questo prevede, come dire, una ricerca, prevede tanta perseveranza, insomma, nel inseguire questi obiettivi, però se siamo riusciti in questi anni, in un posto così piccolo, ad avere degli artisti che poi, insomma, ora notizie di questi giorni, quest'estate, alcuni di questi faranno stadi, faranno l'Arena di Verona, chi ha vinto il Festival di Sanremo, chi ha vinto X Factor, insomma, ne sono passati di tutti i tipi. Chi distrugge un entusiasmo? Da chi prende a calci un cane, da chi è sazio ormai si è arreso. Morgana significa anche valorizzazione degli spazi. Voi siete stati capaci di valorizzare il giardino che è di fronte all'ingresso del Morgana. È una difficoltà adesso lasciarlo? Cioè c'è il rischio che possa accadere qualcosa, che possa essere abbandonato, oppure continuerete comunque a tenerlo d'occhio anche perché è uno spazio del Morgana? Ovviamente, essendo stati qua quasi 17 anni, è un posto della città che abbiamo contribuito a ravvivare e a cui siamo molto legati. Però ovviamente la valorizzazione in generale poi di questi spazi non può e penso non debba dipendere soltanto da chi in quel momento si trova, ma dovrebbe essere fatto un discorso, come dire, un po' più ampio per tenerlo vivo, perché sicuramente è uno spazio centrale, è uno spazio, insomma, sta nella buffer zone, l'UNESCO, insomma è un posto importante. Una volta abbassata la saracinesca, Ernesto Razzano che fa? Ma guarda, questa è una cosa che magari dai prossimi giorni valuteremo, sicuramente ognuno di noi, sia io che Rosa che Vittorio, abbiamo delle idee, però io poi penso che prima ancora di, come dire, mi piace lavorare per realizzarle prima ancora di fare proclami, per cui quando poi ci saranno e cominceranno a funzionare magari ci se ne renderà conto. Sicuramente avranno a che fare ancora e anche con la musica. Si abbassa la saracinesca.
da domani inizia un nuovo percorso, forse più maturo rispetto all'inizio dell'avventura morgana. Ciò che di sicuro non sarà mai cancellato è il ricordo di ogni serata, di ogni sorriso, di ogni evento, di ogni momento condiviso con chi lo ha gestito, degli amori nati in quel piccolo locale e infine di quegli istanti di rilassatezza e zero pensieri. Questo era il Morgana. Questo sarà il Morgana anche dopo la sua chiusura.